presenza impreziosisce da aggiunge valore ai nostri lavori. Siamo sempre preoccupati quando ci sono fenomeni climatici così preoccupanti come quelli che ormai avvengono in termini ciclici, perché la siccità non è un'emergenza. La siccità è un epifenomeno di una condizione ciclica che stiamo ormai da almeno 20 anni affrontando in territori italiani che spesso non avevano questo problema e quindi non sono predisposti nemmeno all'utilizzo pieno dell'acqua. In Italia abbiamo delle criticità oggettive, abbiamo una captazione dell'acqua bassissima, l'11%, abbiamo una dispersione idrica che arriva al 40% di media nazionale ma raggiunge il 50% in alcune regioni, e su questo siamo intervenuti con un decreto ad hoc che permette per esempio la realizzazione per gli agricoltori di invasi senza troppa burocrazia e quindi permette di dargli una capacità di affrontare alcune situazioni critiche che possono venire in essere. Di contro va fatta una strategia più ampia, abbiamo affidato al commissario Nicola Dell'Acqua una pianificazione che permetta di utilizzare appieno gli invasi, di fare ordine in un quadro purtroppo che vede la sovrapposizione di troppi livelli istituzionali e grande confusione e una mancanza oggettiva di strategia negli anni. Che rispetta tantissimo l'ambiente, per poi mandarci, e anche di alcune famiglie importanti che fanno parte della storia di questa terra. E poi dall'altra parte ci sono gli eventi alluvionali, anche lì l'alluvione è un fenomeno non prevedibile, o almeno non prevedibile evidentemente con un preavviso ampio, ma si può lavorare più e meglio per cercare di mantenere il territorio in modo tale da poter affrontare i danni collaterali abbattendo la loro incidenza sul territorio. Come? Come bene o male si deve fare, e diciamo anche normative, quest'anno sono 100 anni dalla legge Serpieri, una legge che prevedeva l'integrazione tra il sistema agricolo e forestale e la manutenzione del territorio. Ecco, rimettere al centro anche l'agricoltura nella manutenzione del territorio, rompendo quello schema dicotomico che ha visto immaginare gli agricoltori nemici dell'ambiente. In realtà sono realtà che si integrano, e dove manca l'agricoltura i fenomeni di criticità idrogeologiche aumentano, e quindi stiamo lavorando da questo punto di vista su più piani per arrivare ad investire bene, a fare strategia per ovviare alle criticità di oggi e predisporci anche a un rischio di aggravamento per il futuro di queste problematiche.